Benvenuti nel canale di informazione Punto Ortona, ospite gradito della nostra emittente Francesco Terra, candidato sindaco Ancora Italia. Benvenuto Francesco. Grazie Tommaso, benvenuti a tutti, ben rivisti. Siamo qui, siamo in corsa, abbiamo presentato la nostra lista e stiamo facendo tutte le cose con i tempi. Purtroppo il comune ancora non affigge i tabelloni con le liste complete, però ci siamo. Quanto tempo lei ha impiegato per comporre questa sua lista e la sua candidatura? Faccio una premessa, io sono stato dall'anno scorso, da settembre fino a marzo di quest'anno, ad aspettare che gli altri candidati sindaci riuscissero a compattare le rispettive aree di influenza, aree politiche. Purtroppo fino a febbraio, fino al 28 febbraio, il centro-sinistra era tutto spaccato, frammentato tra due candidati consiglieri, e anche il centrodestra non è riuscito in quest'opera di unificazione. Quindi nonostante ci fossero meno candidati sindaci di 5 anni fa, tutti e due gli schieramenti sono risultati spaccati, al che io ho chiamato gli altri candidati sindaci con i quali ho buoni rapporti e ho detto a tutti quanti: non mi chiamate più, perché nelle vostre liste non ci voglio stare, che state facendo delle ammucchiate, e farò una cosa tutta quanta mia. E quindi ho radunato una parte di tutti gli amici che ho sempre avuto nella politica, ho scelto persone per bene, colte, poi spiegherò nei comizi cosa intendo per persone colte, e persone buone. Con loro ho realizzato un programma che verrà fisso all'albo pretorio e abbiamo come unico scopo il benessere di tutti i cittadini. Perché secondo lei ad Ortona la politica è così litigiosa? In realtà Ortona è un po' lo specchio di quello che è anche l'Italia, è un paese dove si parla di metodi di amministrazione, ma si perde di vista sempre lo scopo delle cose. Quindi quando manca uno scopo comune si va divisi e ci si divide proprio sulle soluzioni. Lei insegue la politica del benessere, vuole spiegare ai cittadini di Ortona il vero significato? Allora, è molto semplice, può sembrare un'ovvietà, ma se ogni azione amministrativa e politica avesse come unico scopo il benessere dei cittadini, noi non avremmo tutti i problemi che oggi hanno i commercianti di Ortona, i pensionati, i malati, non avremmo niente di tutto questo. Il problema è proprio che la politica ha perso come punto di vista quello del cittadino, ha perso proprio lo scopo per cui è nata. Insomma. Tante persone non vanno più a votare, addirittura ad Ortona quasi 4 elettori su 10, 5 anni fa, hanno disertato le urne. Perché secondo lei? Qual è la sua chiave di lettura? Grazie per questa bellissima domanda, Tommaso, perché sono decenni che la politica pretende di offrire delle soluzioni ai cittadini senza ascoltarli. I cittadini vengono ascoltati solo in questo periodo per prendersi i loro voti. Poi quando arriva il momento di decidere e incidere sulle scelte, i cittadini non vengono più ascoltati. E quindi c'è un procedimento invertito che poi spiegheremo ai prossimi comizi. Il rispetto dell'ambiente per lei è prioritario? Assolutamente sì, come il rispetto della vita in generale. Ritorniamo sempre a quella politica del benessere, vanno di pari passo. Non è possibile essere felici in un ambiente devastato, oppure peggio, un ambiente che venga trascurato. Io dico sempre anche a mia figlia che pulito è più bello, quindi dove c'è cura c'è amore e c'è passione. Avvocato, nessuno deve rimanere indietro. Che vuol dire per la politica? Vuol dire che bisognerebbe avere una società dove nessuno sia così povero da essere comprato da qualcuno così ricco da potersi comprare gli altri. Questo vuol dire. Com'è stato per lei questo approccio ad Ancora Italia, il partito politico nazionale? Ha altri obiettivi oltre alla candidatura a sindaco della città di Ortona?
Allora, l'unione tra me e Ancora Italia è avvenuta mentre proseguivo con il mio lavoro. Per una serie di casi fortuiti si sono unite proprio una serie di energie positive. Il simbolo di Ancora Italia contiene l'immagine di Dante Alighieri, non è un caso, insomma. Il pensatore di Ancora Italia è un filosofo. Chi studia giurisprudenza deve avere solide basi di sociologia, di scienze politiche, scienze delle finanze, e deve essere impegnato proprio per svolgere un ruolo nella società. E non a caso nella mia lista di candidati consiglieri ho delle persone che hanno fatto questo tipo di studi. C'è una sociologa, c'è una logopedista, quindi abbiamo dato molta importanza proprio alla persona. Poi dirò alcune cose che sono anche il motivo per cui non sono d'accordo con quella politica che mette oltre 100 candidati consiglieri e poi va a pescare l'assessore fuori, addirittura lo fa rientrare da altre parti. Quindi abbiamo rispettato sia con la composizione della lista proprio quello che è il cuore di Ancora Italia, che è un partito giovane, nato un anno fa, ma nasce proprio per portare un nuovo tipo di politica. 4 candidati a sindaco, sì, nella città di Ortona, 2 sono avvocati, 1 imprenditore e il sindaco uscente è un pensionato, sì, politico di vecchia data, Leo, sì, Castiglione. Sì. Vincerà un avvocato? Allora, mi auguro per Ortona che vinca la persona più completa, in grado di unificare tutte le belle persone che compongono questa cittadinanza. Quindi una persona che abbia avuto esperienza anche manageriale in azienda, un'esperienza anche come professionista, una persona in grado di superare le divisioni. Vediamo per un attimo la bacchetta magica. Cosa farebbe per la nostra città Francesco Terna? Allora, noi l'abbiamo messo nel programma, che ci interessa il benessere dei cittadini. Un punto, uno dei punti cruciali è sicuramente il trasporto pubblico ortonese. Qui se stiamo 10 minuti vedremo passare i nostri autobus, anche nuovi acquistati col contributo della regione, ma li vedremo passare vuoti. E quando un servizio pubblico non viene utilizzato, questa è una perdita per tutti. Ci sono delle cause e possiamo vedere proprio questa disfunzione. Un servizio pubblico di trasporto che funzioni risolverebbe tanti problemi, anche quello, oltre quello della viabilità, quello dei parcheggi, tante cose collegate. Abbiamo su questo punto un progetto per far rinascere anche il commercio di Ortona, collegandolo proprio al servizio di trasporto pubblico. Grazie per la sua conversazione, è stato molto gentile con Ortona. Le auguriamo una splendida campagna, grazie, elettorale, grazie, e buon lavoro. Grazie a tutti, arrivederci.